Buonasera e buon sabato a tutti. Siamo arrivati alla nostra ultima serata di questa settimana di preghiera, in cui abbiamo studiato, abbiamo visto, abbiamo analizzato il messaggio dei tre angeli. Lo abbiamo detto sin dall'inizio che non è stato semplice arrivare al capitolo 14 senza tutta la premessa dei capitoli precedenti. Dello stesso tempo abbiamo anche ripetuto più volte che l'Apocalisse è un libro bello, un libro che porta speranza. Il nostro problema è che veniamo da un passato in cui ci hanno mostrato che Apocalisse significa draghi, bestie, corna, e quindi suscitano paura, non suscita qualcosa di bello, di interessante. Durante questi giorni abbiamo analizzato il messaggio dei primi due angeli, ieri abbiamo iniziato il messaggio del terzo angelo e abbiamo visto che dietro quel vocabolario simbolico molto, molto interessante da studiare, che da una prima lettura potrebbe sembrare pauroso, in realtà è un messaggio che porta speranza, che porta consolazione, perché ci mostra un Dio che vuole intervenire nella storia umana per poterlo ricreare questa terra, riportare quello che è il suo progetto originale. Con questo pensiero in testa vorrei invitarvi ancora una volta a chinare il capo e pregare insieme. Signore, grazie perché ci sei stato vicino durante tutte queste serate e adesso che è la serata conclusiva chiediamo che il tuo Spirito Santo ancora una volta ci possa accompagnare, possa essere con noi, possa, Signore, aprire i nostri cuori e le nostre menti per comprendere quello che tu ci vuoi dire per mezzo della tua parola. Chiediamo la tua presenza nel nome di Gesù. Amen. Un altro concetto che abbiamo utilizzato durante questa sera è il concetto delle forbici. Cosa dice il concetto delle forbici? Che molto spesso quando noi cristiani ci troviamo con un testo difficile, tiriamo fuori le forbici e tagliamo quei versetti, quei brani biblici che non ci piacciono, oppure quei brani biblici che ci sembrano siano troppo duri perché Dio li possa aver detto. E quindi li tagliamo e giustifichiamo questo taglio dicendo è il profeta, l'errore del profeta che non ha capito bene quello che il Signore doveva dire e quindi l'ha scritto un po' così. Quindi questo non l'ha detto Dio, è il profeta, e tiriamo fuori le forbici per poter tagliare. E questo concetto, dicevo, è semplicemente per me questi termini è una sfida per poter studiare meglio, per poter comprendere meglio quello che il Signore vuole dire. Oggi vedremo il messaggio, la parte finale del messaggio del terzo angelo. Chiedo alla regia di proiettare il testo biblico, così lo leggiamo insieme. Ieri abbiamo visto la parte in bianco. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il suo marchio sulla fronte e sulla mano, e lì pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira. Ieri abbiamo analizzato questo, abbiamo parlato di ira di Dio, abbiamo parlato di giudizio e abbiamo cercato di comprendere che cosa significa. La seconda parte dice così: e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il suo marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Non sono parole a prima lettura belle. Cerchiamo di scoprire un attimino il brano. Vai alla seguente diapositiva. Viene chiamata una costruzione chiasmica, il chiasmo. Vai alla seguente diapositiva. Cosa significa? Che questo testo è formato in questo modo: c'è un'introduzione, segue un terzo angelo dicendo a gran voce e poi troviamo la prima affermazione, adorare la bestia, prendere il marchio, e poi a fianco la conseguenza. Quindi versetto 9 ci parla appunto di questo, versetto 10 che cosa accade? Subito dopo, vai avanti, ci troviamo nuovamente la ripetizione di quello che inizia nel messaggio del terzo angelo. Nuovamente ripete il concetto di adorare la bestia, prendere l'immagine, prendere il suo marchio, e successivamente a destra il fatto che non ha riposo. Quindi, come potete vedere, la formazione, cioè come è composto il messaggio del terzo angelo, abbiamo un'affermazione
sull'adorazione, una conseguenza che viene ripetuta successivamente nel versetto successivo. E quindi il messaggio del terzo angelo, voglio sottolineare proprio questo, l'adorazione a questa bestia e le conseguenze dell'adorazione a questa bestia. E prima di parlare di questo, il brano ci racconta il luogo, ci dà una collocazione, dice che sono davanti, quindi non è forse una collocazione geografica in quale punto della terra, vuole semplicemente dire che si trova l'agnello Gesù Cristo e di fronte a lui ci sono tutte queste persone. Un'espressione che già abbiamo trovato nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 16, versetto 31-32, si narra nel ritorno di Cristo e nei Vangeli viene detto che quando Gesù ritorna davanti a lui ci sono tutti i popoli. E quindi l'espressione di Gesù che ritorna e le persone che sono davanti non è tipica dell'Apocalisse, lo troviamo già nei Vangeli. E nel brano apocalittico narra questo ritorno, quindi sta narrando, o meglio, sta dando l'indicazione cronologica, un punto storico preciso. Sta dicendo che al ritorno di Cristo accadrà questo. Quindi è un momento storico, non è un momento eterno. Questo è molto importante per poter comprendere il fuoco e il solfo e il fatto che non riposano né giorno né notte. E quindi non è, tra virgolette, cioè è un evento storico, sta cercando di dire il brano, in quel momento accadrà questo e non è che accadrà per l'eternità quell'evento. Semplicemente un evento che accada in un momento storico si verifica in quell'istante e in quell'istante vengono definite il resto. Abbiamo detto che noi ieri che non si sta parlando di un fuoco, un inferno che brucia per i secoli dei secoli in cui tutti quanti urlano dal dolore per questo fuoco che brucia. No, sta semplicemente utilizzare un linguaggio simbolico per dire è una sentenza eterna, non che il fuoco sarà eterno. Nello stesso tempo viene utilizzata nella terminologia ancora una volta davanti all'agnello. Abbiamo detto nelle sere precedenti il concetto di agnello lo troviamo in tutto l'Apocalisse. Gesù in Apocalisse viene presentato costantemente come l'agnello di Dio. Perché? Perché quello che l'autore vuole dire, o meglio, quello che il Signore vuole dire per mezzo del linguaggio apocalittico, che il nostro sguardo non deve essere focalizzato su quella figura potente, forte, dicevamo ieri, dell'Antico Testamento, quel Dio che con potenza fa cose, ma essere focalizzata che quella potenza viene su questa terra a perire senza utilizzare quella potenza a proprio vantaggio. Quindi ci presenta un agnello sofferente, Isaia 53, è molto bello quando viene descritto come sarebbe morto l'unto dell'Altissimo, come pecora muta davanti a chi lo deve tosare. Così Gesù sale sulla croce senza aprire bocca, senza aprire bocca. E quindi Apocalisse, noi dobbiamo mettere al centro di tutto quel discorso, guardate com'è la costruzione, al centro c'è l'agnello. E tutto gira intorno a questo fatto. Cristo che muore per noi, che dà la sua vita per noi, l'estremo sacrificio che il Signore fa per noi. Mi sembra che non ve l'ho raccontato, forse sì qua, mi ricordo che quando Joseph è nato, mia moglie ha avuto un lungo travaglio, dal mattino presto, dalle 5:30 che mi tirò la gomitata per dirmi è ora, è ora di cosa, sto per partorire. Vi dicevo, a Milano, abbiamo vissuto per tanti anni a Milano, due volte ha nevicato tanta neve. Il giorno in cui Joseph è nato, la neve era alta così. Quindi sono sceso a spallare, a muovere tutta la neve per poter liberare la macchina e portarla in ospedale. La seconda volta che ha nevicato tanto così è quando è nata Febe. E da quel momento in poi ci hanno pregato i milanesi, per favore non fate altri figli perché altrimenti
Sto scherzando, naturalmente. Ecco, quando Naomi poi ha partorito, è partorito vicino alla mezzanotte, quindi è stata tantissime ore in travaglio. Dopo che Naomi ha partorito, mezzanotte, un pochino meno di mezzanotte, abbiamo visto quell'esserino, Joseph, che adesso è piccolino ancora, alto così, li ho accompagnati in camera, Naomi è stata sistemata e poi sono tornato a casa con i miei suoceri che erano lì con me. L'indomani mattina verso le 6 Naomi mi chiama: guarda, non ho voluto svegliarti perché so che hai dormito, ma devi tornare immediatamente in ospedale. Che cosa succede? I medici hanno messo Joseph in un'incubatrice perché i suoi valori di ossigenazione del sangue non sono buoni, anche il ritmo cardiaco non è buono. E quindi ho preso la macchina, sono partito, sono arrivato in ospedale e vedevo questo serino lì nell'incubatrice con due schermini in cui uno segnava il ritmo del battito del cuore, l'altro il grado di ossigenazione del sangue. Io vedevo quell'esserino lì e dicevo: Signore, perché lui, prendi me. Cioè, in quel momento volevo dare la mia vita, lui ha una vita davanti, prendi me. Questo è il concetto dell'agnello. Cioè, l'agnello che troviamo costantemente in Apocalisse ci vuole far capire: guarda che cosa ho fatto, ho dato mio figlio per te. Ecco, in questo contesto l'agnello si presenta, Gesù Cristo non si presenta come il re dei re, ma come l'agnello. Da questo punto di vista vediamo che le persone, quando vedono ritornare Cristo, non lo riconoscono come Dio che lo è, ma lo vedono come quel Dio che è morto e che abbiamo rifiutato. È quel senso dell'agnello davanti alle persone, davanti ai santi. E nella presenza di Dio, le persone che sono lì davanti, Giovanni ci dice che praticamente in quel momento capiscono l'amore di Dio per noi. Perché Dio ha così tanto amato al mondo che ha dato suo unico figlio, perché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. In quel momento quel senso prende forma, diventa pratico, vedono in quel momento lì il significato. Il concetto di fuoco zolfo lì evoca, questo secondo un autore, Dukan, evoca la valle di Wehimon, da cui deriva la parola Genna. Avete sentito la Genna? Allora, che cosa accadeva? Nell'Antico Testamento Israele era più o meno fedele, c'erano momenti in cui il popolo era fedele al Signore, momenti in cui andava ad adorare altre divinità. Una di queste divinità era Moloch. Il culto a Moloch era un culto crudele, perché per poter avere il favore di Moloch era necessario sacrificare i bambini. E la storia va avanti per diversi anni, finché in Seconda Re, capitolo 23, versetto 10, troviamo che il re Giosia, un re di Israele, dice: io devo mettere a fine a questa adorazione pagana. E quindi va in questo terreno sacro che si trovava a sud della città di Gerusalemme e lo sconsacra. Rende impuro quel terreno sacro. Da quel momento in poi, fuori Gerusalemme non c'è più il culto di Moloch. In quel terreno, in quella valle che prende il nome di Genna, iniziano a bruciare la spazzatura di Gerusalemme. All'epoca non c'erano i bidoni in cui passava, no, che cosa si faceva? Si portava la spazzatura da dentro Gerusalemme, se la portava fuori, in questo posto chiamata Genna, e lì bruciava la spazzatura, quindi tutti i giorni dovevano bruciarla per evitare che la spazzatura facesse del male agli abitanti che erano dentro la città. E quindi questa terminologia fuoco, zolfo, evoca proprio quell'aria lì, quel contesto lì. E quindi, inserito nel contesto del terzo angelo, sta dicendo: guarda che io sto prendendo il male dalla terra e lo metto fine, sparirà, non ci sarà più. Cioè, io voglio che quello che vi fa male, la spazzatura che era dentro Gerusalemme,
per non far del male, per non portare malattia agli abitanti, veniva portata fuori e lì veniva bruciata. Apocalisse dice: il male che ti fa male, il peccato che vi ha distrutto, che vi ha portato in rovina, io lo sto cacciando via, lo distruggerò definitivamente. E quindi il concetto della bestia, dell'adorazione, gira intorno a questa figura, a questo agnello, che mette definitivamente un punto finale al male di questo mondo. E i messaggi dei tre angeli lo rievocano in maniera diversa questo concetto. L'altra parola un po' difficile è: sarà tormentato con fuoco. La parola tormentare deriva dal greco vasanizo, che significa torturare, creare tormento. Okay? Vasanizo lo troviamo anche in Apocalisse capitolo 12 versetto 2, dove il tormento, il dolore viene paragonato al dolore del parto. Ero presente in sala parto quando Naomi ha partorito sia Joseph, dopo che ha partorito io gli ho detto: se facciamo un altro bambino io non entro più in sala parto, non voglio più vederti soffrire così. E quindi poi abbiamo concepito Febe e mi fa: davvero non mi accompagni in sala parto? Non ti accompagno in sala parto, non ci penso proprio a vederti così. Arrivato il momento, la neve di Milano, quella giornata, siamo arrivati all'ospedale, è il momento di entrare in sala parto e Naomi guardo: davvero mi mandi da sola? E in quel momento lì ho capito che ne andava di mezzo la mia vita e quindi ho visto in lei che aveva bisogno di me e quindi sono entrato. Ecco, non l'ho provato, ma ho visto da vicino che cos'è il dolore del parto. Apocalisse capitolo 12 versetto 2. E quindi il tormento è paragonato a quel dolore, qualcosa che fa male, ma non soltanto un dolore fisico. In Seconda Pietro capitolo 2 versetto 7 e versetto 8 narra che Lot è tormentato, cioè Pietro sta evocando una storia dell'Antico Testamento. Lot era un parente di Abramo, che a un certo punto, quando vede i suoi concittadini cadere nel male, nel peccato, cadere in un contesto di degradazione estrema, in quel momento lì Pietro dice: Lot era tormentato pensando al comportamento dei suoi concittadini. Quindi quel tormento non è soltanto fisico, o non significa solo tormento fisico, quel tormento significa anche un tormento mentale, psicologico, un tormento che magari non provo dolore, non so se vi è mai capitato di essere così in ansia, così preoccupati da non riuscire a dormire, di girarvi da una parte, di girarvi dall'altra. Tormentati, non perché vi fa male qualcosa, ma semplicemente non si trova pace, non si trova tranquillità, non si riesce a trovare serenità. Oppure a volte quel pensiero, quel rimorso di aver fatto: ma potevo fare diversamente, ma perché non ho fatto così? Ma perché? Dove era la mia testa? Come mai ho preso quella decisione? Ecco, anche quello significa essere tormentati, ma non un tormento fisico, ma un tormento psicologico. La lettura della settimana di preghiera afferma che questo tormento di cui sta parlando Apocalisse in realtà significa l'ansia, il rimorso tardivo di aver capito che hanno sbagliato. Ma perché non ho capito? Perché vi è mai capitato di pentirvi di qualcosa? Marite, vi è mai capitato di comprare qualcosa e la moglie ti dice: che hai comprato? Ecco, lo sapevo io che non dovevo comprare quello, lo sapevo, ok? Ecco, il senso del tormento è: sapevo che avrei dovuto fare una scelta diversa, lo sapevo che stavo sbagliando. A volte, come studenti, non solo gli studenti che sono qua, vi è mai capitato
sai che hai un'interrogazione, sì, vabbè, ma forse non sarò interrogato, quindi la prendo un po' alla leggera. Arriva quel momento lì, De Marzo interrogato. Chi? Io? Sì, interrogato. Lo sapevo che dovevo studiare. Lo sapevo che non dovevo andare a giocare a pallone quel giorno. Lo sapevo che non avrei dovuto guardare 10 puntate della serie che mi piace. Lo sapevo. E il senso proprio è questo. Ora, la Bibbia narra una differenza tra riconoscere il proprio peccato, il proprio errore, ed essere pentito. Quando Giovanni Battista inizia il suo ministero, dice che predica un Vangelo di ravvedimento. Anche Gesù Cristo dice iniziò a predicare il Vangelo di ravvedimento. La parola ravvedimento significa non soltanto riconoscere l'errore, ma cambiare percorso per tentare di fare la cosa giusta. Perché a volte io posso riconoscere che ho sbagliato, ma non faccio niente per cambiare. Resto in quella situazione. E quindi loro, quelle persone che si trovano davanti all'agnello, riconoscono ho sbagliato, ma non nasce in loro desiderio di ok, vorrei cambiare. Riconoscono questo. Dicevamo, sono a metà, è un momento cosmico in cui tutti, un momento storico in cui tutti riconoscono che Dio è amore, che Dio è giusto, che i suoi precetti sono corretti, è il momento in cui il male viene eliminato definitivamente dall'universo. È lì che parte il concetto di Apocalisse 21:1. Poi vide un nuovo cielo e una nuova terra. È il momento in cui le persone capiscono l'amore di Dio e la giustizia divina. L'ultimo punto, il messaggio dei tre angeli ci presentano una tensione biblica. Che cosa significa una tensione biblica? Immaginate un elastico, voi tirate da un estremo, poi tirate dall'altro e tirate. Significa essere in tensione e la fonte, l'origine della tensione sono gli estremi che vengono tirati. Ecco, il messaggio dei tre angeli ci presenta una tensione biblica, anzi una doppia tensione biblica. La prima tensione la troviamo tra creazione e giudizio. Creazione e adorazione sono molto collegate nella Bibbia. In Esodo 20, nel comandamento del sabato, vi ricordate, adorate il Signore, ricorda, ok? Adorazione e creazione sono molto collegate, sono molto vicine. E quindi ci troviamo di fronte a questa tensione tra un concordismo creativo, lo abbiamo spiegato, il Signore crea per mezzo delle ere evolutive, e dicevamo, noi come cristiani avventisti non riconosciamo nel concordismo evolutivo, nel concordismo una creazione evolutiva, perché nel concordismo viene fuori l'intenzionalità di Dio di creare, viene lasciato tutto quanto al caso. Quindi la prima tensione troviamo tra questo concordismo creativo che nello stesso tempo si contrappone a un creazionismo intenzionale. Io decido di creare non per caso, ma io creo perché voglio avere la gioia di incontrarmi con te. Questa tensione tra un concordismo creativo e una creazione intenzionale la ritroviamo nel messaggio dei tre angeli, nell'adorare colui che ha fatto il cielo e la terra e nell'adorare la bestia. Abbiamo visto che significa quel cristianesimo apostata, quel cristianesimo che esce dal Medioevo, quel cristianesimo che abbandona la sola scrittura e che forma un cristianesimo su misura, un cristianesimo fai da te. Mi costruisco io la mia fede secondo quello che secondo me è giusto, quello che io credo, a mio avviso, a mio parere. Non importa più quello che dice la Bibbia, ma più importante è quello che l'uomo dice. Ecco, il messaggio dei tre angeli ci porta in questa tensione. La seconda tensione in cui ci porta il messaggio dei tre angeli è tra una chiesa legalista
in cui qualunque cosa può diventare peccato, in cui si porta molto al fare, e una chiesa estrema liberalista. Ho utilizzato liberalista e non liberale, perché in questa estrema, nella parte estrema, da una parte troviamo una chiesa che dice attenzione perché peccato è questo, non ascoltare questo, non guardare questo, non fare quello, non fare quell'altro, e poi ci troviamo circa con 600 regole di quello che si può o non si può fare. Vi raccontavo la mia esperienza da bambino in una chiesa sudamericana in cui non si poteva fare nulla, dovevo essere seduto mattina e pomeriggio ad ascoltare qualcuno. L'altro estremo opposto è quella chiesa umanista in cui Dio è soggetto alla ragione umana, in cui Dio ha detto, ma secondo me non l'ha detto. In quel Dio in cui è così buono, che ama così tanto, che è incapace di fermarmi, perché Dio è buono, non mi può fermare. Il messaggio dei tre angeli inserisce il concetto di Dio perché per mezzo dell'ira? Perché l'ira, dicevamo ieri, è quell'idea in cui il Signore ti dice mi dispiace ma ti devo fermare, non posso continuare. Perché? Perché ti stai facendo del male. Vi facevo la metafora ieri di mio figlio, che mio figlio, se fosse per lui, mangerebbe gelato al cioccolato mattina, pranzo e cena, oppure pane con Nutella mattina e pranzo c'era e cena. A un certo punto io come padre le dico io ti voglio bene ma ti devo fermare, perché non puoi mangiare cioccolato mattina, pomeriggio e sera. Ecco, l'ira di Dio è quel amore del padre che ti dice ti devo fermare perché così non può andare, perché ti stai facendo del male, perché non ti sto insegnando. Nel caso di mio figlio Joseph, se io lo lasciassi andare, io che cosa le sto dicendo? Non sto insegnando ad autocontrollarsi, ad autoregolarsi, ad accettare l'autorità superiore, a comprendere, a saper scegliere tra ciò che è sano e ciò che è meno sano. Gli sto dicendo, scegli secondo i tuoi gusti, senza regole, senza freni. Ecco, il messaggio dei tre angeli ci presenta questa tensione e la porta ad equilibrio, in un equilibrio, perché il messaggio dei tre angeli ci dice ti amo pazzamente, l'agnello di Dio, per un certo punto devo fermare. No? Il messaggio dei tre angeli rompe l'idea di un Dio, lo dicevamo ieri, che perdona tutti e che salva tutti, schiavo dal suo stesso amore. Dio non è libero di poter decidere, perché deve amare tutti e salverà tutti, persino Satana. Il messaggio dei tre angeli contesta questo concetto con l'idea dell'ira di Dio. Il messaggio dei tre angeli ci dice un Dio che non ci lascia, vai, la tua vita te la cavi da solo. Un Dio che ci dice io ti sono vicino. Il messaggio dei tre angeli porta un'armonia tra queste tensioni. Un filosofo teologo di origine ebraica, Abraham Heschel, afferma che nell'Apocalisse noi troviamo l'equilibrio tra queste tensioni. Interessante. Nel messaggio dei tre angeli troviamo, secondo Abraham Heschel, la riscoperta dell'Antico Testamento per dare equilibrio al Nuovo Testamento. Entrambi si bilanciano nel messaggio dei tre angeli, perché in esso troviamo l'Antico Testamento, ma troviamo anche il Nuovo Testamento. Il messaggio dei tre angeli crea questa associazione tra creazione e giudizio. Perché? Allora, magari non lo sanno tutti, all'epoca di Mosè, per poter essere perdonati, io dovevo sacrificare un animale. Io mi dovevo presentare al Tempio e sacrificare un animale. L'ideale sarebbe un agnello. Le persone povere che non si potevano permettere un agnello, c'erano qualche volatile che si poteva sacrificare. Ma chi uccideva l'animale non era il sacerdote, era il proprio peccatore. Non so se avete mai avuto l'esperienza di uccidere un animale. Io non l'ho mai fatto, ma l'ho visto. È tremendo. È traumatico.
vedere quel povero animale come trema, vederli che si spegne. Allora immaginate andare a chiedere perdono e noi dobbiamo prendere il coltello per uccidere quell'animale. Ecco, nell'Antico Testamento c'era un giorno speciale che era il giorno del Kippur, Yom Kippur, Yom è giorno, giorno dell'espiazione. Kippur significa espiazione. In quel giorno lì, tutto, era un giorno solenne in cui tutto l'accampamento si fermava per poter presenziare l'evento. Il sommo sacerdote doveva prendere un agnello, sgozzarlo, ucciderlo, prendere il sangue, entrare nel luogo santo, spargere il sangue di questo agnello sul velo che divideva il luogo santo dal luogo santissimo, poi entrare nel luogo santissimo per intercedere per il perdono del popolo. Okay? Nella mentalità ebraica il Kippur significava sia giudizio ma sia creazione. Giudizio perché in quel momento il Signore sta salvando, sta perdonando. Interessante, loro il giudizio lo vedono non come sentenza ma come salvezza. Quindi era il Kippur, era il giorno in cui il Signore esprimeva il suo giudizio, salvava il peccatore, ma nello stesso tempo creava nuovamente, creava, ok, ricominciamo da capo, facciamo come se niente fosse, non è successo niente, ripartiamo, camminiamo nuovamente insieme. Questo concetto lo troviamo nel Salmo 78, versetto 29. Costruì il suo tempio simile al luogo altissimo, come la terra che ha fondato per sempre. Allora, questo concetto in cui trova il luogo altissimo, il tempio, col concetto di creazione, nella tradizione ebraica loro vivono molto questo. Apocalisse crea questa associazione: la terra diventa il luogo in cui viene totalmente purificato, finalmente la terra viene eliminata dal peccato. Il messaggio del secondo angelo, e concludo, il messaggio del secondo angelo si rivolge a Babilonia, il messaggio del terzo angelo si rivolge alla bestia, a quel cristianesimo apostata che crede più in se stesso più che in Cristo, a quel cristianesimo formale, quel cristianesimo di forma, quel cristianesimo che ha dimenticato la sua essenza. Il messaggio dei tre angeli anche con questo ci dice: attenzione a chi stai adorando, attenzione al marchio, attenzione a come stai vivendo il tuo sabato. Ieri dicevamo, a volte anche noi trasgrediamo il sabato pur non lavorando, quando facciamo perdere al sabato la sua essenza. E l'essenza del sabato è quel tempo in cui io mi incontro col mio Dio, mi incontro con i miei fratelli ed insieme diventiamo un solo corpo, e questo miracolo avviene soprattutto di sabato. E gli altri giorni no, il sabato è un tempo speciale. In quel giorno, in quel giorno che viene descritto in Apocalisse, il giorno dello Yom Kippur, la Bibbia pone l'accento sull'agnello, sulla vittima. Isaia 53 dice appunto: come pecora muta davanti ai suoi tossatori camminò e non aprì la bocca. Il messaggio del terzo angelo ci dice: siamo di fronte a quell'agnello, a quel Dio che vuole ricreare nuovamente un nuovo Jos, una nuova Maria, una nuova Diana, un nuovo Joseph, una nuova Naomi. Il messaggio del terzo angelo ci presenta l'agnello che mette un punto finale, ma nei tre angeli l'adorazione alla bestia ti porta a ricordare di adorare il Creatore, colui che crea vita, che ha creato, creerà e crea ancora una nuova vita. Ieri ho avuto la fortuna di conoscere un collega, un pastore di una confessione religiosa qui vicino, e con Santa dicevamo sarebbe interessante farvi sentire la testimonianza di questo pastore, e lui mi diceva: io ho conosciuto il Signore, o meglio il Signore mi ha raggiunto mentre mi stavo suicidando.
mentre mi stavo togliendo la vita, lì il Signore ha creato una nuova vita in me. Questo è il messaggio dei tre angeli, la capacità di creare una nuova vita, di ricominciare nuovamente, di ripartire nuovamente, di una nuova creazione. Domani la Chiesa di Bari vivrà un momento speciale, è da 2 anni circa che non lo viviamo. Vivremo una Santa Cena, e la Santa Cena è qualcosa di speciale. Non lo so spiegare con le parole. Ellen White dice che durante la Santa Cena il Signore elargisce benedizione particolare che si hanno soltanto lì. In quel momento la Chiesa diventa discepola di Cristo. Gesù dirà: voi mi chiamate Signore, dite bene perché lo sono, dopo aver lavato i piedi ai discepoli. Ebbene, se io sono il Signore, esempio vi ho dato perché anche voi possiate fare quello che io ho fatto. L'agnello ci evoca quel momento della Santa Cena in cui il nostro Dio, il nostro Creatore, il nostro Signore, il nostro Redentore prende una semplice bacinella e si mette a lavare i piedi sporchi dei discepoli. Il messaggio del terzo angelo ci dice: ci dobbiamo incontrare con l'agnello. Gesù gli porrà la domanda a Pietro: Pietro, tu mi ami più di questi? È la stessa domanda che il Signore ci fa noi questa sera. Lo amiamo? Mi ami? Ecco, per poter comprendere come il Signore ci ama, sentite le parole del canto, il nostro canto tema, lo abbiamo cantato durante tutta la settimana. A volte si pensa: ma cosa pensano gli altri di me? Ecco, cosa diranno gli altri di me? Il canto dice quello che Dio dice di me. E che cosa dice Dio di me? Il Signore dice: proprio perché sei speciale, io sono venuto a morire per te.
insieme? Signore, ti ringraziamo perché durante questa settimana ci hai mostrato che non c'è niente di cui aver paura dell'Apocalisse. Non dobbiamo temere di approfondire lo studio di questo libro, anzi ci hai mostrato che anche in esso troviamo il tuo amore, il desiderio di salvarci, il desiderio di venirci incontro, il desiderio di ricreare una nuova vita, il desiderio di poterti incontrare ancora una volta con noi, con i tuoi figli, col tuo popolo, con le tue creature. Grazie Signore perché anche questa sera ci hai mostrato che la figura dominante nell'Apocalisse è quell'agnello, quel Cristo che si è fatto uomo ed è venuto su questa terra, perché noi oggi possiamo avere la possibilità di cambiare, la possibilità di riniziare, di ricominciare, di ripartire. Ti prego per tutti i fratelli che sono venuti durante questa settimana, cominciando dai ragazzi che ogni sera sono stati qui a renderti lode, ad adorarti, a coloro che sono stati nella parte tecnica, a coloro che sono venuti, che hanno frequentato, coloro che sono qui, coloro che ci hanno seguito via internet, coloro che sentono nel desiderio il bisogno di ripartire nuovamente. Ti prego di incontrarti ancora una volta con tutti quanti noi, perché tu sei il nostro Dio, da chi altro andremo? Benedici le persone presenti, benedici Signore queste ore sacre del sabato e permetti che domani, che la Chiesa di Bari vivrà un momento speciale, possiamo nuovamente ritrovare il senso di ciò che significa essere il corpo di Cristo. Nel nome di Gesù ti chiedo questo. Amen. Grazie a tutti e buon sabato.